Ormai da 16 anni il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale per commemorare tutte le vittime dell'Olocausto. In questa settimana noi alunni della scuola media abbiamo approfondito questo argomento preparando degli elaborati per riflettere su quanto accaduto e non dimenticare. È importante per noi ragazzi conoscere il passato e riflettere su alcuni comportamenti sbagliati per costruire un futuro di pace e solidarietà ed eliminare atteggiamenti di prepotenza e sopraffazione per far emergere l'importanza dell'essere umano indipendentemente dalla razza, dalla religione e dall'appartenenza politica. Le scuole di Clusone oggi hanno celebrato la giornata della memoria, in che modo? Sì, è un evento ormai ricorrente, tradizionale della nostra scuola ed è stato organizzato dal Consiglio Comunale dei ragazzi con la supervisione di alcuni docenti. In sostanza, nelle settimane scorse ogni ragazzo o gruppo di ragazzi hanno prodotto degli elaborati artistici sul tema della memoria. Potevano essere poesie, disegni, la maggior parte erano dei modelli tridimensionali. È stato fatto un concorso interno per scegliere gli elaborati migliori che questa mattina sono stati presentati al resto della scuola. La manifestazione è stata introdotta e conclusa dagli studenti dell'indirizzo musicale, dalle classi terze, che hanno proposto alcuni brani legati proprio a questa giornata. A differenza degli anni scorsi, quest'anno anche la scuola primaria di Clusone ha partecipato alla giornata della memoria con dei lavori dei bambini di quarta e quinta, guidati dalla maestra Chiara Villa, che hanno proposto delle canzoni e delle letture di poesie, fra l'altro anche lì con un lavoro ovviamente fatto in classe dalle insegnanti nei giorni precedenti, molto molto sentito e molto coinvolgente per chi era presente e si è visto che i bambini sapevano quello che stavano facendo e perché.